Il 10 giugno 1939 il re e la regina d'Inghilterra incontrarono Franklin Delano Roosevelt in un weekend decisivo per le sorti del mondo. Pronto? Chi era? Il presidente vuole vedermi. Andrò a trovare Franklin Roosevelt nella sua casa a Hyde Park. Daisy, che grande piacere. Sua madre si raccomanda che venga distratto dal lavoro e dalle pressioni presidenziali. Che ne dici se ce la svegniamo in un posticino più tranquillo? Quella primavera Franklin mi mostrò un mondo di cui non ero a conoscenza. La polizia, dove vanno? Ogni tanto dovranno pure acciuffare qualche criminale. E diventammo subito ottimi amici. Signor presidente? Sono appena atterrati. Bene, non ci vorrà molto. Prima di allora, nessun re d'Inghilterra aveva mai messo piede in America. È stato gentile a farci visita. Signor Presidente? Mi perdoni se non mi alzo. Franklin li aveva invitati qui, in campagna, dove ci saremmo rilassati tutti assieme. Tua madre mi ha detto che la devo chiamare Sua Altezza Reale. Le dispiace se la chiamo solo Elizabeth? No. No. It was just one of those. Per il picnic la moglie del presidente ha ordinato che ci servissero dei volgari hot dog. Ci stanno prendendo in giro? Proprio non lo so. Ci puoi scommettere che sarà un successo? È la sua amante. Guarda là. La segretaria. Ci vedono. Saluta. Lo sta facendo. Il re sembra nervoso. Se non li aiutiamo, tra poco non ci sarà più un'Inghilterra su cui regnare. Buona fortuna. Per nessun motivo serviremo al re e alla regina d'Inghilterra un cocktail. Sembra un manicomio. Non mi volevano come il loro sovrano. Non sapevo che in Inghilterra si votasse per questo. Se scoppiasse la guerra, l'America potrebbe essere persuasa a partecipare. Ho voglia di farmi un bagno. Ti unisci? Abbiamo raggiunto un accordo. Niente foto in costume da bagno. Pensiamo che vedano tutti i difetti che abbiamo. Ma non sono i difetti quello che cercano quando ci guardano. State comodi là dietro? Sì, grazie. Solo ora ho capito l'importanza di quel fine settimana. Per loro, per noi, per il mondo intero.